I due difensori centrali invece saranno due mancini, mentre queste sono le coreografie preparate dalle due curve. Vi dicevo, i due difensori centrali che sono due, gli striscioni che hanno preparato anche i tifosi, questi sono i tifosi dell'Inter che sono sotto la curva del Milan, che quindi ha preparato il riscaldamento. Anna, devo dirti che si vedeva proprio l'emozione anche in campo. I giocatori dell'Inter si sono preparati con grande denti, che si sono cercati molto. Adriano, che torna dopo quel cazzotto al Castaldello, sicuramente vuole fare il massimo. A te la partita di Beppe Bergomi, che partita ti attendi? Secondo me questa partita, Fabio, dipende molto dall'Inter. Inter si fa fotografare, tutti i giocatori di l'altro meno buoni, però penso che sia la persona giusta per arbitrare questo derby. Credire con l'atteggiamento giusto da parte di tutte e due le squadre. Ronaldinho, Santon, poi cerca la profondità, è scivolato però Adriano. Maldini, grande giocata, Maldini allarga per Ambrosini, Seedorf, Ronaldinho vuole girarsi. Adriano si è liberato per un attimo, Salo Ibrahimovic, clamorosa indecisione della difesa del Milan. C'è stato un movimento di Adriano che è stato seguito perché era stato lasciato libero, ma libero ha lasciato incredibilmente Milan Ibrahimovic. Primo segnale importante dell'Inter, prima grande aggressione. Arsi, Ronaldinho aspetta l'arrivo di Jaloschi, pronto al traversone, troppo lungo. E completamente scivola Zambrotta, arriva Beckham, ancora Zambrotta in area, prova la girata. Fumogeno in campo, Ibrahimovic, Maicon. Palla per Samuel. Abbiati, Muntari con il destro e palla alta sopra la traversa. Il Milan, se vuole tenere su queste situazioni di palle inattive, deve affidarsi molto al proprio portiere, deve essere bravo ad uscire su queste situazioni. L'Inter attacca con 5. Una grande apertura al volo per Jankulowski, arriva il traversone, Patola gira. Palla verso Abbiati, che forse è toccato, finisce giù, poi ha toccato Adriano e ha messo sul fondo insieme a Samuel. Questi sono con un po' troppo lenti, Fabio, sul secondo palo. Ibra la mette giù di petto, Stankovic, buono il controllo, fuori per Muntari, sinistro sul fondo. Visto anche in questo caso Maldini come si è staccato dalla marcatura di Ibrahimovic, che è andato a prendere questa del derby. Santon, più giovane della storia, il Marilino Corso con la maglia dell'Inter. Calcio di punizione per l'Inter, fallo di Maldini su Ibrahimovic. Pronto a ripartire, Jankulowski. Cerca il traversone per Pato, che trova il pallone in mezzo a Chivu e Santon. Palla alta sopra la traversa. Molto chiusa e non va ad aggredire. Permette in mezzo al campo ai centrocampisti di far girare la palla con tanta facilità. Capisco che poi dentro l'area di rigore c'è... Cambiasso, buona la transizione dell'Inter. C'è ancora Adriano al centro. Servito Stankovic. Salvataggio miracoloso di Ambrosini, che praticamente segna un gol. Tutto molto bene tranne Stankovic. Fabio, ma li devi calciare di prima intenzione. Ecco, controllo. Che sembra in serata. Vuole il traversone. Pato! Giulio Cesar! Pato l'aveva girata. Santon l'ha salvata. C'è andato con l'esterno piede. Quello che doveva fare anche in precedenza. E lì con Jankulowski. Primo palo mette fuori. Il primo strato. Maicon. Arriva il traversone di Maicon. Oh! Ma che cross ha fatto Fabio? Ha fatto un cross difficilissimo per i difensori e Adriano sul movimento alle spalle, mi sembra di Maldini, è andato a colpire non benissimo, un po' sporco questa palla, e ha trovato il gol, il vantaggio dell'Inter nel momento forse migliore. Ronaldinho che aveva trovato un aggancio pazzesco, poi Zambrotta testa per Seedorf, Seedorf sinistro deviato e palla in calcio d'angolo. Sta giocando bene comunque il Milan in questo primo tempo. Sta facendo la differenza secondo me Ronaldinho. Hanno paura ad andarlo a attaccare, Fabio, e lui quindi riesce sempre a giocare la palla e aspetta il movimento dei compagni. Poi Stankovic, arriva Pirlo, non può tirare, cerca il pallone per Seedorf di prima e Beckham. Giulio Cesar, lo sfondo l'avete visto per un attimo Ancelotti. Adriano si libera bene, poi cerca la conclusione con il sinistro. Abbiati si distende. Adriano si sta impegnando molto. Controlla ancora Pato, prova a girarla. Jankulowski, ancora lui. Il pallone sta... Cerca una grande giocata ancora per Pato in area di rigore. Si gira Pato, cerca la porta, era difficilissimo da lì. Ma certo Ronaldinho sta inventando. Si inventa, perché vedi Cambiasso che non lo va ad attaccare. Ancora per Zambrotta. Arriva il traversone. Pallone in mano volontario e involontario. E poi va sotto nel derby con un episodio che è molto simile. Deia! Stankovic 2-0, ha
Stanković. È ancora su una palla alta, una punizione da metà campo. Non devi accettare l'uno contro uno sui colpi di testa, devi stare. Maicon con il sinistro. Zambrotta in aria, poi Santon, ancora Zambrotta. Dopo qui, soprattutto gli ultimi replay che vedi. Entra in area di rigore Ibrahimovic, sempre Calazzo Ibrahimovic dentro, Adriano non arriva. E la palla termina sul fondo. E Calazzi è rientrato, poi si vede che non è in condizione, Fabio, basta una palla lunga e fa fatica. Vanno, gli vanno sempre via con grande facilità. È sempre uno con. Prova ad andare in velocità, sbaglia completamente Calazzi! E sul fondo. Cerca un pallone per Seedorf! Non aggancia Seedorf e stava per ingannare Julio Cesar. Che bravo Ronaldinho questa sera, anche qui contro Maicon lo aggira, va verso dentro, va verso il campo e Zambrotta. Sbaglia il pallone Zambrotta. Ambrosini, attaccato da Ibrahimovic che commette fallo, calcio di punizione, è la zona di Began, di Pirlo e di Ronaldinho, i tutti e tre. È la prima volta che si è abbassato. Cerca il pallone per Seedorf, che non trova la porta. Poi il colpo di testa di Samuel che anticipa Jankulowski. Jankulowski, arriva il traversone per Pato. La regina, se non sbaglio, si fece male lì. Un leggerissimo risentimento. Punta all'area di rigore Stanković, prova ad andare, contatto, semplice rimessa da fondo per l'arbitro. Molto fuori. Allora Stanković, ancora per Adriano, prova ad andare via, in mezzo due, Adriano ancora con il sinistro, sul fondo. Applausi convinti però per Adriano. Stavo pensando a quelli che vanno in barriera, Fabio. 147 all'ora ha fatto. Barriera per Ibrahimovic. Poi sinistro, morbido, direttamente. Ah, no. Dentro ancora per Ibra. Sinistro, Abbiati! Super parata di Abbiati, mi sembra. Poi com'è rimasto il pallone in campo? Ha preso la traversa? Sai che non ho capito? Ah no, ha preso dietro la nostra telecamera. Ecco com'è ritornato il campo. Il pallone gestito ancora da Maicon che taglia. Maicon sul fondo con il sinistro. Che bel giocatore. Sì, perché quando non va sul fondo taglia sempre verso il centro. Con Santon largo a sinistra. Ibra dentro, Muntari. Che palla di Ibra. Guarda il Milan, lo vedi adesso, è spaccato in due, Fabio. Tre da una parte, Seedorf in mezzo e gli altri dietro. Sì. Altro calcio d'angolo per l'Inter, cercato il secondo palo, si fa vedere Adriano! Veniva giù lo stadio se segnava così. Si è coordinato, l'ha aspettata questa palla, vedi? Si è coordinato. Sicuro via Cambiasso, Pato, traversone, secondo palo, Ronaldinho! Anticipato da Maicon, calcio d'angolo. 5 scambiato tra Julio Cesar e Maicon. Stavo aspettato un attimo a fischiare. Seedorf per Pato, chiude triangolo, Seedorf e ha salvato tutto Kivu. Una cosa a metà di Seedorf tra il controllo e il passaggio a Inzaghi. No, voleva. Emozionantissimo, Ronaldinho. Altra palla, non Luca per Inzaghi, in area di rigore. E Seedorf, ne ha 4 intorno, poi grandissima palla per Jankulowski. Pato! 2-1, cosa ha fatto Ronaldinho? Cosa ha fatto Ronaldinho? Ha spaccato in due la difesa. Nel secondo tempo ha giocato da fermo, nel primo tempo si è mosso alla grande, però anche da fermo si è inventato una palla in profondità. Ripeto, non l'attaccano mai, vedi qui quanto spazio per giocare la palla e gli altri vanno. Poi qui intelligente perché ha messo proprio palla dietro, poteva darla a Inzaghi e l'ha messa proprio. Calcio d'angolo col colpo di testa di Santon, poi Seedorf che lotta, mette il piedone. Maldini, Adriano in area di rigore, ancora Adriano, Adriano Piati, salva giù. Lo attacca Cambiasso, fallo di Cambiasso, calcio di punizione, giallo per il nero azzurro. Attento Abbiati a seguire, la prende dopo la palla. 1 su Samuel, lo vuole far secco, va via Ronaldinho, l'area di rigore, Ronaldinho basso. È riuscito Kivu a anticipare tutti, Julio Cesar non la tiene in campo, è calcio d'angolo. Che partita amici. Mamma mia Ronaldinho con questo doppio passo. Stanković, le squadre sono spezzate in due. Arriva Stanković sul fondo. Inzaghi chiede il pallone dalla parte opposta, scivolato Julio Cesar, fuori gioco di Inzaghi. Fuori gioco di Inzaghi, non vale il gol. Io ho qualche dubbio.
devo dire la verità. Sul secondo palo arriva anche Muntari, arriva il traversone per Ibra, tocca Abbiati e mette il calcio d'angolo. Sì, perché non ha fatto bene questo cross, ma Biardino lo mette giù. Ronaldinho dentro il pallone, contatto e poi riesce. Calcio d'angolo verso Zambrotta che la va a coprire questa fascia forse. Sì, vediamo sì, un po'. Sì. No, va. Ed entra Patrick Vieira. Samuel. E fa lui la linea, chiama lui la linea adesso. Quindi Zambrotta di Ronaldinho, traversone Inzaghi! Fuori gioco. Ronaldinho con l'esterno, pato di petto Inzaghi, Giulio Cesar! In riva al traversone, secondo palo, la tocca solo Giulio Cesar! Spettacolare, bellissimo, divertente, non andate via perché vi dobbiamo...